Buongiorno e benvenuto Paolo Geuna, Tender Capital. Scusami Paolo, ma insomma la notizia valeva la pena riportarla. Buongiorno Paolo. Ci mancherebbe, buona giornata a te America e ai telespettatori. Ora noi invece parliamo delle nostre cose obbligazionarie, a cominciare di come sta andando il mondo obbligazionario secondo il tuo punto di vista o quello di Tender Capital, insomma, prego. Certo, assolutamente. Ma è stato indubbiamente un trimestre in generale, ormai siamo arrivati quasi al termine del quarto mese dell'anno, super positivo sia sul lato equity che anche sul lato fixed income. Abbiamo visto addirittura ritorni salire oltre l'8% sulla componente high yield, sia per i mercati emergenti sia per i mercati americani, ma con ottime performance anche in Europa. Chiaro è che a questi livelli, così come a inizio anno, dicevamo sì, c'erano stati una serie di fattori, principalmente le banche centrali e l'indebolimento dell'economia, a sostenere i mercati, domani saremo in attesa di un nuovo intervento della Fed, per il quale certo non si aspettano grandissimi cambiamenti, ma anche un non cambiamento potrebbe in realtà essere visto in maniera non troppo positiva per il mondo obbligazionario, dove, ripetiamo, potrebbe più che altro essere un'opportunità per un po' di prese di beneficio dopo questi primi 4 mesi. Secondo te ci saranno aggiornamenti sulla politica monetaria della Banca Centrale Americana oppure, allora, ci si aspetta che mantenga i tassi di interesse fermi e al massimo li diminuisca, però è più probabile che li mantenga fermi. Queste sono le indiscrezioni. Tu come la vedi? Il mercato ha iniziato a stimare nel mese di marzo un fortissimo aumento della probabilità di vedere un ribasso dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, addirittura 2 ribassi nel 2020. Noi non siamo in accordo oggi col mercato, nel senso che manteniamo una view decisamente più prudenziale. Il dato della crescita non è stato probabilmente esaltante come magari il 3,2 poteva far subito immaginare, ma comunque indica un'economia americana che sta avendo uno sviluppo sicuramente positivo, per quanto poi ci possano essere dei lati leggermente meno positivi, così come il mercato del real estate, del residenziale, come avevamo già visto sul finire del 2018. Quindi ad oggi immaginare un ulteriore abbassamento dei rendimenti americani resta molto complicato, ed ecco perché potenzialmente a nostro avviso può tornare di interesse un investimento in tasso variabile, che forse è un po' contrario a quello che oggi il mercato pensa, e giustamente in maniera difensiva ci si può posizionare sul fisso, perché chiaro è che comunque una fase di ascesa di rendimenti c'è stata ed è stata importante fino a metà dell'anno scorso, però ecco, in maniera tattica a nostro avviso potrebbe tornare interessante anche un investimento in tasso variabile americano. Senti, invece cotè europeo? Sul lato europeo la dinamica macroeconomica rimane decisamente debole, soprattutto sul lato manifatturiero e sul lato industriale. Abbiamo visto, siamo alla seconda settimana di reporting season, i risultati non sono negativi, ma attenzione che tutte le società stanno beneficiando anche un po' dall'effetto valuta, che comunque in alcuni casi, questo è il trimestre sicuramente in cui l'effetto sarà maggiore, perché ricordiamo che un anno fa il cambio euro-dollaro era sopra l'1,20, e quindi questo è un grosso aiuto. In realtà poi andando a vedere un po' meglio la dinamica del settore industriale, le pressioni sui margini restano notevoli e gli indicatori PMI sono rimasti deboli, e si è indebolito soprattutto anche il lato servizi, che è rimasto un po' l'ancora del primo trimestre. Quindi anche qui sui tassi di interesse chiaramente siamo un pochino più positivi sul fisso, nel senso che la banca centrale garantirà assolutamente il supporto necessario. Ecco, dopo i guadagni però osservati fino a qui, così come può essere anche per gli Stati Uniti, prendere profitto ad oggi sembra l'opportunità migliore, con tutto che appunto i tassi di interesse qui rimarranno bassi, anzi sono ai minimi,
quindi non ci si aspettano grandi novità nei prossimi 3-6 mesi. Va bene, allora Paolo, devo andare in pausa, però invito i nostri telespettatori a rimanere collegati perché tra poco avremo l'obbligazione della settimana di Tender Capital. Tu rimani con noi? Assolutamente. Anche perché tu hai l'obbligazione, quindi venite. Pausa e torniamo subito. Alla seconda parte di Bon TV siamo in collegamento insieme a Paolo Geuna di Tender Capital e siamo al momento dell'obbligazione della settimana. Caro Paolo, cosa ci hai portato? Ma oggi qui abbiamo presentato un Unicredit subordinato, quindi Italia, non investment grade, ratata BB+ da Moody's, è un titolo floater indicizzato all'Euribor a 3 mesi, più 275 punti base, si compra sotto la pari ampiamente, si compra sotto i 99 e il rendimento in area 2,5%. Il taglio minimo è 10.000 euro, anche qui è un titolo che chiaramente da inizio anno ha una performance ampiamente positiva. Guardando un po' però il movimento che c'è stato sui credit spread, quindi sostanzialmente sul premio che viene richiesto dagli investitori, dove si può immaginare un potenziale ulteriore riduzione è proprio sulla componente subordinata finanziaria. E questo può essere quindi un'opportunità, inoltre è una cedola variabile, ad oggi il fisso è vero che, come dicevamo prima, non ci sono grandi possibilità di aumento dei tassi, però è anche vero che ad oggi il fisso non ha un premio al rischio che sia superiore e quindi comunque a nostro avviso può essere interessante eliminarlo quasi totalmente il rischio tasso. E questo appunto potrebbe essere un'opportunità, visto anche il taglio da 10.000 e visto comunque l'andamento molto positivo dall'inizio anno del titolo, come sempre precauzione all'acquisto. Questo è quello che abbiamo portato. In realtà, se abbiamo altri 2 minuti, avendo hai parlato anche di prima, più, anche perché ho già perfetto. Molte domande per te, quindi sicuramente un po' di perfetto, più. Perfetto, però siccome abbiamo anticipato prima del discorso floater in America, che certo. Potenzialmente potrebbe esserci uno spazio, possiamo dare anche volendo un ISIN, così almeno facciamo un esempio concreto. Non ho capito, scusami. Possiamo dare un altro ISIN? Ben volentieri, prego. Cercato... Allora, visto che non ce l'abbiamo ed è tutto in diretta, dammi l'ISIN fra un secondino, così mi carico anch'io la mia schermata sulle obbligazioni e la andiamo a prendere e la facciamo vedere ai nostri telespettatori. Allora, prego, qual è l'ISIN? Udine Savona? Sì. 07588? Sì. 7 Bologna Udine 29. Udine 29. È una Becton Dickinson. Una, fammi vedere. Ok, Becton Dickinson 2022, giusto? Esatto, è una società che fa strumentazione medica. Sì. Quindi comunque esposta a un settore difensivo. Io ce l'ho quotata sul ATLX o Francoforte. Quale mercato prendo? Direi il primo. Ok, ATLX. Perfetto. Eccola qua. Allora, prego. Questo qua è un titolo indicizzato all'Libor a 3 mesi. Quindi visto comunque tra virgolette, quello che dicevamo prima, quindi sui future si vede addirittura una previsione di taglio dei tassi entro il 2019 che a nostro avviso ad oggi non è prevedibile, questa potrebbe essere un'opportunità, il taglio retail da $1,000 e il coupon è l'Ibor a 3 mesi più 103 punti base, quindi l'ultimo coupon in area 3,65 per un rendimento poco inferiore al 3,5%, visto che si compra sopra la pari, si compra in area 100,8 probabilmente. E nulla, questo era giusto per dare l'esempio concreto di quello di cui stavamo parlando prima. Anche perché sul panorama europeo taglio retail, come già avevamo detto le scorse volte, c'è molta carenza di titoli che possono essere attraenti. Lo stesso titolo ThyssenKrupp che noi avevamo portato poco più di un mese fa nell'ultima occasione poteva effettivamente essere interessante, nel senso che era una nuova emissione. Ecco che lo stesso titolo lo vado a recuperare, ma ad oggi credo sia in area 103,5,
a nostro avviso potrebbe già addirittura essere un'opportunità per prendere profitto, anche perché il contesto non è migliorato, come dicevo prima, sul mondo industriale. La società è chiaramente esposta, ha un bilancio che comunque è abbastanza levereggiato, abbastanza indebitata la società. Fare 3,5 punti in un mese più quel poco di cedola che si è andata a prendere potrebbe a questo punto essere un profitto, anche se sul brevissimo periodo, però potrebbe essere interessante. Paolo, sono entrato con un'obbligazione UbiBanca subordinata 2029 a 102,30. Mi piacerebbe incrementare la posizione con un altro lotto. Se l'obbligazione dovesse scendere un po', cosa ne pensa il nostro esperto in collegamento? Sono anche entrato su Banca IFIS subordinata 84,10. Grazie infinite, grazie mille. Charlie da Roma. Prego. Sì, per quanto riguarda l'Ubi, adesso non so se sia, è una 2029, non so se sia, credo sia un fisso subordinato. Vado subito a ricercarla, non lo so. Comunque vale un po' quello che dicevamo prima. Sì, ci sono tre titoli del 2029. Ah, quella allora. Non so qual è. Non mi prende l'obbligazione, non lo ricercare, ma tanto il nostro Charlie da Roma sicuramente ci sta ascoltando in diretta, quindi se magari riesce a specificare sarebbe la cosa migliore. Io ne ho una davanti che prezza 102,6 subordinato 2029, 102,64, sì, uguale potrebbe essere questa. Sarà sicuramente questa. Prego allora. Sì, condividiamo la posizione. Chiaro è che, come detto prima, i ritorni sono stati molto positivi e quindi sì, ha senso potenzialmente anche aumentare la posizione, però… Passo fisso al 5,8, mi conferma il nostro telespettatore. Esatto, questa qui. Sì, conviene in ogni caso attendere almeno un piccolo storno che peraltro sul mercato potrebbe arrivare. Sappiamo che poi questi sono comunque titoli molto legati alla parte equity, sono subordinati, quindi… In maggio sappiamo che spesso ci sono delle fasi di storno di mercato, che peraltro sarebbe più che razionale, e quindi sì, direi di attendere, e poi potenzialmente sì, si può incrementare la posizione, sempre facendo attenzione, chiaramente io non conosco il portafoglio, l'entità del portafoglio, però chiaro, sempre facendo attenzione alla diversificazione. Anche perché è un 100.000 di taglio, quindi… Esatto, quindi dipende tutto dal portafoglio. Va bene, al volo, sono in possesso, BTP Italia 11.04.2024, cedola minima 0,40, in data 11.04 mi è stata accreditata solo la metà della cedola garantita senza recupero dell'inflazione semestrale. Al mio reclamo la banca mi ha detto che è giusto così. Ha ragione? Oh, qua bisognerebbe un attimino sondare, detto così in diretta rischiamo, non lo so, a meno che tu non lo sappia... Tanto sai tutto te, Paolo. No, non esagerare. No, onestamente allora facciamo così, mi tengo l'SMS e poi studio questo pomeriggio e risponderemo al nostro telespettatore. Se vuole mandare una mail a trading@class.it, mi occupo di rispondergli a breve. Eccola qua, trading@class.it, altrimenti comunque sia mi occuperò di girarla al miglior specialista di BTP Italia. Buongiorno, l'obbligazione della settimana, non pensate venga richiamata la call 2020, grazie Luca. Aveva un richiamo l'obbligazione della settimana? Yes. C'è possibilità che venga richiamata, sì, assolutamente, ma consideriamo anche che se immaginiamo una call, adesso recupero un attimo il titolo. Sì, prego, eccola qua. Là. Eccola qua. Subordinata, flotta. Chiaro, ma questo a nostro avviso è un'opportunità in più, nel senso che il titolo scambia sotto la pari, può essere richiamata a 100 nel 2020, mi viene da dire ben venga, cioè assolutamente, c'è la possibilità, chiaramente dipenderà da quel momento se il mercato garantirà la possibilità di un'emissione simile, ad un costo simile, sì, verrà fatto, però potrebbe essere un fattore positivo e non negativo sul titolo. Va bene Paolo, siamo in chiusura, grazie mille Paolo Geuna, il nostro specialista delle obbligazioni, a risentirci. Grazie a te Emery, buona giornata ai telespettatori. Alla prossima.
Allora, terminiamo qui l'approfondimento legato al mondo delle obbligazioni, andiamo in pausa e cominciamo con il Forex Update. Restate con noi e poi analisi tecnica. Malverti in studio.